I segni prodigiosi che avverranno a Meggiugorje. Ecco cosa ha detto di loro la Madonna. La foto raffigura due dei tre arcobaleni visti quel giorno. Generalmente la Chiesa dice molto poco riguardo ai segni di Meggiugorje. Noi non vogliamo dare loro troppa importanza, ma, allo stesso tempo, non possiamo ignorare il fatto che continuino a verificarsi. Infatti, mentre la veggente Maria era in America nel 1988-89, prima di un'apparizione, apparve un segno che durò un'ora e mezza. Questo segno furono tre arcobaleni che apparvero nel cielo il 20 gennaio 1989, un giorno d'inverno senza pioggia in cui gli arcobaleni non compaiono. Un arcobaleno si estendeva da orizzonte a orizzonte. Sotto di esso c'era un altro arcobaleno capovolto, rovesciato, con le sue due estremità collegate all'arcobaleno che si estendeva agli orizzonti. Il terzo arcobaleno era un arcobaleno normale con il secondo che toccava la parte superiore del terzo, con la sua parte superiore capovolta. Tutti i presenti videro questo fenomeno e molti riuscirono a fotografarlo. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni attendibili che nel maggio 1989 molte persone videro un segno a Meggiugorje, siamo stati in grado di trovare le seguenti informazioni. Venerdì 12 maggio 1989, dopo la Santa Messa serale, le persone affermarono di aver visto vari segni sul Monte della Croce e anche dall'altra parte sulla Collina delle Apparizioni. Questi segni furono visti anche da altre città intorno a Meggiugorje, in particolare da Lyubusky. Un pellegrino americano riporta: in primo luogo ho visto una grande stella. E da questa grande stella sono uscite 12 stelle più piccole che formano un cerchio. Le 12 stelle allora formavano una croce, quindi la lettera M. Poi altre piccole stelle apparvero per formare la parola Mir. È durato circa 5 minuti. La Chiesa può convalidare solo che il segno di cui sopra è stato visto da diverse fonti affidabili. Per comprendere più a fondo, vi riportiamo le parole della Madonna di seguito. In risposta alla domanda «È la bianchezza della croce un fenomeno soprannaturale?», la Madonna rispose: «Sì, lo confermo». Dopo che molte persone videro la croce sul Monte Krisevac trasformarsi in una luce e poi in una forma della Vergine. Tutti questi segni sono progettati per rafforzare la vostra fede fino a quando non lascio il segno visibile e permanente. 28 ottobre 1981. In risposta alla domanda «Eri lì ieri al Krisevac per mezz'ora?», la Madonna disse: «Sì, non mi avete visto?». Presso il sito della prima apparizione, centinaia di abitanti del villaggio videro un fuoco che ardeva senza consumare nulla. Quella sera, la Madonna disse ai veggenti: «L'incendio visto dai fedeli era di carattere soprannaturale. È uno dei segni, un precursore del grande segno». 22 novembre 1981. La Madonna spiega la croce, il cuore e il sole che furono visti durante un'apparizione ai veggenti. Questi sono i segni della salvezza. La croce è un segno di misericordia, proprio come il cuore. Il sole è la sorgente di luce, che ci illumina. Anche in questo caso, una figura luminosa della Madonna prende il posto della croce sul Krisevac. I veggenti chiesero alla Santa Vergine se era lei. «Perché me lo chiedete? Angeli miei, non mi avete visto? Il mondo deve trovare la salvezza, mentre c'è tempo. Lasciate che preghi con fervore, possa avere lo spirito della fede». 22 aprile 1982. Per quanto riguarda i segni luminosi visti alla croce sul Krisevac,